sono due concetti inscindibilmente uniti, okay? Mentre per la modernità, res cogitas, res estensa, separate e comunicanti, il corpo e l'anima non c'entrano niente l'uno con l'altro, okay? A volte prevale il corpo, a volte prevale l'anima, come succede tutte le volte che noi abbiamo un equilibrio e rompiamo questo equilibrio, a volte prevale una parte, a volte prevale l'altra. E poi c'è un'altra dicotomia, un altro concetto aristotelico, che è questo: potenza e atto. Questo è quello più meno immediato, ma secondo me è quello più importante. Che cosa dice questo concetto di potenza e atto? Dice che tutte le cose che esistono sono al mondo per uno scopo e hanno un destino. E questo destino è la loro realizzazione, il loro compimento. Ovviamente questa cosa vale anche per le persone. C'è una frase di un libro del Novecento italiano, Il Cavaliere Inesistente, di Calvino, l'avrete letto, una frase molto bella. C'è questo cavaliere inesistente, veramente non esiste, che a un certo punto incontra una dama e si innamora follemente di lui. Allora, come succede in tante storie estive al mare, dimmi almeno come ti chiami, ricorderò sempre il tuo nome, no? Se tu non ti vedrò più, ma almeno avrò il tuo nome. E il cavaliere risponde così: il mio nome è alla fine del mio viaggio. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che noi siamo veramente non è quello che siamo adesso, è quello che dobbiamo diventare. Questa cosa ovviamente influenza anche il mio lavoro di psicoterapeuta. Perché? Perché vengono le persone e dicono: dottore, io sono così, io sono timido, io sono introverso. Io dico: no, perché se ci soffri per questa cosa, tu non sei così. Tu ti trovi a vivere certe cose, ma tu sei meglio di così. Adesso c'è un po' questa cosa, no? Di dire: io sono così, non posso farci niente, devo accettare. Non ho un destino, non ho un dover essere, mi spiego? Non ho qualcosa da realizzare. Mentre gli antichi erano convinti che tutti avessero un progetto da realizzare, anzi che la vita fosse lo spazio che ci ha dato per realizzare questo progetto. E arriviamo al tema di oggi, che sostanzialmente è questo: esiste un'essenza maschile, esiste un'essenza femminile, o sono solo accidenti che dipendono dalla cultura, dall'educazione, eccetera. Ok, questo è il punto, la domanda. Se esiste un'essenza maschile e femminile, questa essenza è un progetto da realizzare. I termini ecclesiastici diranno: è una vocazione. E se noi ci pensiamo, adesso la dico intanto che c'è la Costanza, perché so che lei non è molto d'accordo con questo, in effetti è così, perché noi, stavo dicendo, nasciamo maschi e femmine. No, noi siamo maschi e femmine ancora prima della nascita, fin dal momento del concepimento. Noi non sappiamo quanto saremo alti, che colore di capelli, di occhi avremo, che lavoro faremo, eccetera. Non sappiamo niente, ma una cosa la sappiamo, che siamo maschi e femmine. E questa cosa è un progetto da realizzare, è una vocazione da realizzare. In che cosa consiste? Nel diventare uomini e donne. Questo è il progetto di ciascuno di noi, ok? Diventare uomini e donne. Un progetto che ci è consegnato, un semino che ci è consegnato al momento del concepimento, che noi abbiamo tutta la vita, e non sappiamo quanto è lunga la nostra vita, per realizzare questo progetto. Quindi, il maschile e femminile io lo intendo come un progetto da realizzare, una vocazione, una chiamata a qualcosa. Ma cosa? Qual è l'essenza del maschile e l'essenza del femminile? Ora, non siamo i primi a porci questa domanda. Per esempio, se la sono posti anche i greci. I greci hanno scritto delle bellissime tragedie che parlano del maschile e del femminile, del rapporto tra maschile e femminile. Faccio qualche esempio. L'Orestea, avete presente la trilogia? Agamennone parte per la guerra, non riesce a partire. Allora dice: vabbè, faccio un sacrificio agli dèi, la prima persona che incontro la sacrifico, così finalmente riusciamo ad andare a fare questa guerra. E chi ti incontra per primo? La figlia Ifigenia. E lui la sacrifica, sì, perché se sono andati a fare la guerra, okay. Ovviamente
la madre furiosa, la moglie furiosa con Agamennone perché gli ha ucciso la figlia, lo tradisce e medita al suo ritorno di farlo fuori, di punirlo, di vendicare la morte della figlia. È quello che succede. A questo punto Oreste cosa fa? Tu hai ammazzato mio padre, io devo ammazzare te, e pugnala la madre. E a un certo punto cosa succede? Che viene perseguitato dalle erinni. I romani le chiamavano furie, ma avete capito di cosa si tratta, no? Erano queste creature che, se qualcuno si macchiava di reati contro la famiglia, contro i legami di sangue, cominciavano a perseguitarlo. Gli urlavano nelle orecchie la loro colpa, lo tormentavano continuamente senza requie, finché questo, alla fine, disperato, non si suicidava. Praticamente delle suocere. Allora Oreste è lì che fugge da queste erinni che gli urlano la sua colpa nelle orecchie, e a un certo punto compare Apollo, il dio della ragione, della misura, dell'ordine, prefigurazione, abbiamo capito di chi, perché i greci non conoscevano Cristo, ma sapevano che doveva esserci. Ok, vedete come erano avanti. Benissimo, arriva Apollo e dice: fermi tutti, basta con queste vendette che poi il figlio di questo deve ammazzare il padre di quell'altro, andiamo avanti fino al 2023. Inventiamo il processo, cioè ci sediamo e cerchiamo di ascoltare una parte e l'altra. Oh, è arrivata Costanza, un applauso. Entrata Sobieski, la faceva sempre Jan Sobieski III di Polonia, quello che ha combattuto contro i turchi a Vienna. Sì, perché lui pensava di essere più importante, allora doveva essere inondato quando arriva. Si chiamava Entrata Sobieski. Apollo istituisce il processo. Sentiamo una parte, sentiamo l'altra, secondo ragione giudichiamo le colpe, le cause, eccetera, eccetera. Insomma, in questo processo Oreste viene assolto. E cosa succede alle erinni? Perché questa è la parte più importante, non quello che succede a Oreste, quello che succede alle erinni, che da furie vendicative, eccetera, diventano, cambiano addirittura nome, cambiare nome vuol dire cambiare sostanzialmente l'identità, diventano le Eumenidi, cioè le benevole, sempre custodi del focolare domestico, ma non più in modo vendicativo, furioso, eccetera, eccetera. Okay? Diventano le benevole, gli angeli del focolare, diremo adesso. L'intervento maschile, con le classiche caratteristiche maschili di misura, razionalità, eccetera, eccetera, praticamente aiuta le erinni a diventare il meglio che potevano essere, le Eumenidi. Poi ci sarebbe anche un'altra bellissima tragedia che parla del maschile e del femminile, le Baccanti, che è bellissima, bellissima, ma non la faccio troppo lunga, se la porto via tempo alla Costanza. E questa è la riflessione che i greci facevano sull'essenza maschile e l'essenza femminile. Anche durante il Rinascimento si sono interrogati sul maschile e sul femminile. L'hanno fatto a modo loro, un po' di alchimia, un po' di astronomia, il maschile il sole, il femminile la luna, a modo loro. Ma c'è un filosofo del Novecento che ha lavorato per anni su questo tema, maschile, femminile, il rapporto tra uomo e donna, il matrimonio, l'amore, il sesso, eccetera, eccetera. Ed è, non so se ne avete sentito parlare, un certo tizio polacco che si chiamava Karol Wojtyła. Bene, lui veramente ha lavorato per anni sul maschile e femminile. C'è tantissimo, per esempio, nella teologia del corpo. So che Don Alessio sta preparando una serie di catechesi per spiegare la teologia del corpo, perché è un insegnamento fondamentale. Ma ci sono due encicliche importantissime
di Carlo Wojtyła, poi accidentalmente diventato Papa, proprio sul maschile e femminile. Questi due documenti sono La Mulieris Dignitate dell'88 e La Lettera alle Donne del 95. Poi ricordatevi, devo dire qualcosina sulla Lettera alle Donne. Mulieris Dignitate, lettera in occasione dell'anno mariano, Giovanni Paolo II riflette sul femminile e lui scrive queste cose, sul femminile e sul maschile. Lui scrive: Maria è l'archetipo della personale dignità della donna. Riferimento in nota, Edith Stein che scrive: Maria è il prototipo della genuina femminilità. Okay? Quindi vogliamo interrogarci sulla femminilità, guardiamo Maria. E poi scrive anche: Cristo è il paradigma e l'esemplare degli uomini maschi. Quindi vogliamo interrogarci sulla virilità, guardiamo Cristo. Ok? Ora, la premessa era che noi stiamo parlando di una vocazione. Essere uomini, essere donna è una vocazione. Quindi, in che modo guardare Maria e guardare Cristo ci possono far capire qualcosa sulla nostra vocazione? Ora, mettiamo così. La vocazione è una sola per tutti. Ok, una sola. Donare la propria vita per amore, giusto? Tutto il resto sono accidenti, ok? Ma questa è una vocazione. È la vocazione di tutti. Gesù e Maria hanno donato la propria vita per amore? Sì, senza dubbio. Senza nessun dubbio. Nello stesso modo? No, no, in modo diverso. Prendiamo Maria, per esempio, due versetti così. Una spada ti trafiggerà l'anima. Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Quindi questo è il sacrificio di Maria, un sacrificio interiore. E Cristo è Cristo. Ha sofferto tutte le cose che si potevano soffrire, ovviamente, il tradimento, l'ingiuria, di tutto. Okay. Ma il suo sacrificio, che ancora adesso celebriamo, è il sacrificio, il dono del suo corpo. Quindi direi un sacrificio esteriore. Qui c'è una polarità, già potremmo vedere una polarità, okay, che ritorna in effetti nel maschile e nel femminile. Faccio un esempio. Io abito su una linea di pendolari. Mi capita di prendere il treno di andare a Milano, perché abito fuori Milano. Se io faccio il viaggio con un gruppo di donne e ascolto i discorsi, no, facciamo prima con un gruppo di uomini e ascolto i discorsi, non parla nessuno perché tutti guardano il cellulare, ma di cosa parlerebbero? Beh, della guerra, dell'inflazione, di politica, qualcuno di film, di sport, di... ok? Del mondo fuori di sé. Voi fate un viaggio in compagnia di donne, di cosa parlano? Allora, il bambino che ha la diarrea, la mamma che ha la caspinecchia, la zia che ha la roba infiammata, parlano del loro mondo, mi spiego? Dell'interno, ma se ci pensate, questa è una polarità. Pensate per esempio alla sessualità, pensate al concepimento come avviene per l'uomo e per la donna, pensate al fatto di avere figli, cioè per l'uomo i figli sono una proiezione di sé, cioè vai, io sono qui, tu vai. Per la madre e figlia resta sempre dentro di sé, ok? Quindi c'è questa polarità, ma non ci basta, grazie, non ci basta. Secondo me non è questo il punto. Il punto è un altro. Allora, innanzitutto, se Dio vuole che noi doniamo la nostra vita in un modo particolare, ci fornirà quello che ci serve per realizzare questa vocazione, giusto? Non abbiamo nessun dubbio in questo. Ok? Quindi vuol dire che la donna ha nel suo modo particolare delle virtù particolari, l'uomo a suo modo ha delle virtù particolari. Allora adesso andiamo alla lettera alle donne del 95. Devo fare una piccola premessa a questa lettera alle donne. Ah, è arrivato Aldo. Vi svelo un segreto. Gli psicologi, quelli intelligenti, non fanno psicoterapeuta di campagna come me. Fanno gli spin doctor, cioè lavorano per la politica, la pubblicità, le grandi organizzazioni, ok? Questo fanno. E loro hanno un principio fondamentale. Tu stabilisci il frame, cioè la cornice, poi i contenuti ce li mettono gli altri. Ma l'importante è stabilire il frame, la cornice. Vi faccio un esempio.
Discorso di Ratisbona di Benedetto XVI, ok? Non so se l'avete letto, io lo leggo una volta all'anno perché c'è sempre da scoprire. Bene, quello è un discorso sulla ragione. Come è passato sui media un discorso contro l'Islam? Infatti non l'ha letto nessuno, perché tanto il discorso contro l'Islam non mi interessa. Loro hanno stabilito il frame. Come devi leggere il discorso di Ratisbona? Basta, è finita. Non devi contestare tutto, discutere tutto. Capisci il frame, è fatta. Lettera alle donne del 95, i giornali, un atto d'amore di Giovanni Paolo II alle donne, una lettera d'amore. Allora, di solito uno quando scrive una lettera, non è che la scrive perché non c'è niente da fare, la scrive perché c'è un motivo, giusto? Qual era il motivo della lettera alle donne del 95? Nel 94 l'ONU aveva organizzato al Cairo la conferenza sulla popolazione e sviluppo. Gli osservatori, anche quelli del Vaticano ma anche quelli dei paesi islamici, avevano notato un certo tipo di discorso, un certo linguaggio, eccetera, e ovviamente si sono rivolti al Papa: guarda che qui stanno preparando qualcosa. E lui dice: va bene, allora io scrivo una lettera alle donne partecipanti alla conferenza di Pechino del 95. Sui giornali è diventata lettera alle donne del 95. È chiaro chi erano i destinatari della lettera. Erano le donne che partecipavano. E cosa dice il Papa in questa lettera? Dice una cosa bellissima. Guardate che maschile e femminile sono essenza, sono sostanza, non accidente. Ok? Perché lui aveva già capito. Nel 95, quando sono arrivati i libretti dell'Una, che tutti spaventati, il gender, cos'è questo genere, tutti dicevano, la Chiesa non fa niente. Lettera alle donne nel 95, Giovanni Paolo II ne parlava già nel 95, nessuno se l'è letta. Comunque, andiamo avanti. In questa lettera alle donne, lui fa un'affermazione importantissima, che si collega, secondo me, molto bene con quello che dicevamo prima. Volete capire la femminilità? Guardate Maria. Volete capire la verità, guardate Cristo. A un certo punto lui scrive: Dio ha elargito alle donne, in modo particolare rispetto alla creatura umana, la bellezza non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale. Ripeto perché è importante. Dio ha elargito alle donne, in modo particolare rispetto alla creatura umana, la bellezza non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale. Ora vi chiedo: qual è la virtù che si esprime esteriormente con la bellezza che Dio ha elargito alle donne sopra ogni altra creatura? Guardiamo Maria. Maria era piena di grazia. La bellezza è l'espressione esteriore della grazia. Dio ha elargito alle donne la grazia e le donne devono contribuire a portare grazia nel mondo. Capite che allora quando le ragazzine, 12, 13, 14 anni, cominciano a interessarsi di trucchi, di vestiti, eccetera, eccetera, e la mamma dice, diventi Vanesia, diventi un'oca, eccetera, in realtà rispondono alla loro vocazione, alla grazia che le sta chiamando. È una chiamata, certo, non bisogna fermarsi all'espressione esteriore della grazia, devono coltivare anche la grazia con le virtù, ma questa è la loro specifica vocazione. Adesso parliamo di maschietti. Giovanni Paolo II nella lettera alle donne non lo scrive, è anche comprensibile, ma potremmo fare un ragionamento similare. Dio ha elargito agli uomini, in modo particolare rispetto alla creatura umana, quale caratteristica esteriore che rimanda a una virtù? Pensate ai ragazzini adolescenti, okay? Siamo terza media, prima e seconda superiore, adesso facciamo un po' di circo. Secondo voi, da cosa sono ossessionati? Da? No, non dire volgarità. Da che cosa del loro corpo sono ossessionati? Ecco. La forza, i muscoli, voi quando li vedete di sfuggita, che nessuno li guarda, sono di davanti allo specchio, giusto? Di nascosto, eccetera. È l'espressione esteriore, i muscoli sono l'espressione esteriore di quale virtù? Fortezza, che in italiano corrente si chiama coraggio.
coraggio, ok? Perché? Per conservare tutte queste cose, accogliere gli altri nel proprio cuore, serve la grazia. Per sacrificarsi anche fisicamente serve la fortezza. Ci siamo? Ultima cosa, poi lascio la parola alla Costanza. Quando io lavoravo in consultorio, facevo volontariato in consultorio, era il momento in cui le scuole di Milano si erano stufate dei corsi di educazione sessuale dell'ASL. Perché? Una volta il preservativo nella banana, poi la banana il preservativo, eccetera, eccetera, poi la storia è sempre quella. Cioè, ma non è che voi potete farci qualcosa di diverso, i consultori ovviamente, no? Allora, le mie colleghe hanno preparato un bellissimo programma per gli ultimi anni delle medie, mi pare seconda, forse terza media, biennio e triennio, ok? Allora, vanno alle medie, tornano, e dico, allora ragazze, com'è andata? Fantastico, fantastico, le ragazze interessatissime, facevano domande, facevano interventi, raccontavano anche cose personali, hanno addirittura chiesto di poter venire in consultorio. Perfetto. E i ragazzi? Ma no, sai, a quell'età sono stupidi, ridono, scherzano. Va bene. Io ero l'unico uomo in tutta l'equipe, quindi cedo la violenza. Biennio, ok? Vanno a fare il loro, una cosa diversa, tornano e dico, allora com'è andata? E dico, ah, benissimo, le ragazze molto interessate, facevano domande, portavano anche cose personali, un po' delicate, hanno chiesto addirittura di venire in consultorio. Fantastico, ottimo. Ma i ragazzi? Ma no, sai, a quell'età sono stupidi, ridevano, scherzavano. Vabbè, biennio. Triennio, tu dici, gli dai la patente, li fai votare, e tornano. Allora, come andate? Le ragazze, benissimo, domani, i ragazzi, ma no, sono stupidi. Ok, allora ho detto, scusate, avete ragione voi per principio, ma vedo che i mariti hanno colto, avete ragione voi a prescindere, ma io avanzo un'ipotesi alternativa. Allora, voi siete tutte donne, andate in una classe mista e parlate delle meraviglie del cambiamenti del corpo di una ragazza e del fine di questi cambiamenti. Cioè, chi non resterebbe affascinato? I capelli, la pelle che cambia, le modificazioni del corpo, cioè una roba da restare a bocca aperta. È chiaro che sono catturate, dai un senso a quello che loro vedono e che magari le spaventa anche un po'. C'è un senso, c'è un fine. Ok? Bellissima questa cosa. E i ragazzi, anche loro vivono dei cambiamenti nel loro corpo, i muscoli per esempio. Qualcuno si preoccupa di spiegargli che senso hanno quei cambiamenti? Perché stanno diventando più alti, più pesanti, più veloci, più forti, più aggressivi, più competitivi? Qualcuno glielo spiega? Qualcuno gli spiega che loro stanno diventando così perché devono sacrificarsi fisicamente per proteggere le persone che gli sono affidate? Nessuno glielo dice. Poi c'è il femminicidio, guarda caso, avete capito? Quando io qui vedo dei come Giuseppini, quando faccio il corso come Giuseppe ad Assisi, a un certo punto chiedo di alzare le mani, non lo faccio, state tranquilli. Sono tutti uomini, chiedo chi è sposato alzi la mano, molti alzano la mano, dico chi tra gli sposati dorme sul lettone dalla parte della porta tenga la mano alzata. No, no, quasi tutti tengono la mano alzata. Dico, com'è sta storia? Vi siete messi d'accordo? Avete tirato i dadi? Avete giocato alla morda? Che spiegazione date a questa cosa? Uno dice la prostata. Quando ti sei sposato la prostata non lo sapevi neanche dove sta. Ok? È che tu lo sai, e anche tua moglie lo sa, che se entra qualcuno in casa, sei tu che devi mettere il tuo corpo tra te e la moglie. Non è una roba esplicita, mi spiego, ma questo è quello che ci si aspetta dai donne. È quello che gli uomini si aspettano da loro, è quello che le donne si aspettano dagli uomini. E gli uomini sono perfettamente attrezzati a questo grazie alla virtù della fortezza, che però
Come tutte le virtù cardinali, quelle teologali sono fonti, lo sapete, come tutte le virtù cardinali si accrescono con l'esercizio. Dico bene? Ora mi chiedo, le nostre famiglie stanno insegnando ai ragazzini, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani a sviluppare la virtù della fortezza, cioè essere disponibili a sacrificarsi per proteggere le persone che gli sono affidate? Ci preoccupiamo di dare un senso al testosterone, all'adrenalina, alla rabbia che gli uomini provano così frequentemente? Perché poi si sente le donne che dicono ai mariti: devi imparare a esprimere i tuoi sentimenti, sottintendendo, dovresti piangere e farti venire il magone, perché a me succede così. Sapete quale sentimento reprime costantemente l'uomo? La rabbia. E voi gli state dicendo: libera i tuoi sentimenti, non trattenere i tuoi sentimenti. Capite? È un mondo al contrario. Un mondo al contrario. Quindi, mi pare di aver risposto alla vostra domanda iniziale. Okay? La virilità e la femminilità non sono accidenti, sono sostanze. È un progetto che ci è stato affidato. Okay? Non è nasci con il tuo zainetto e quello è. Okay? Costa fatica, costa molta fatica. Okay? Ma quello è il tuo destino, quello è il tuo scopo. Tu sei su questa terra per questo, per difendere, proteggere, sostentare. Ok? Stessa cosa le donne, sei qui per accogliere. Questa è l'essenza della virilità e della femminilità. Certo, la società moderna ci dice che non c'è nessun fine, non c'è nessun progetto, e figuriamoci se io devo sacrificarmi per gli altri, io devo realizzarmi, giusto? Mai visto nessuno che si è realizzato prendendosi cura di se stesso. Dico l'ultima. Qualcuno di voi ha una nonna vedova che cucina da Dio? Sì. Quando voi andate a trovarla la domenica, questa fa una spesa per un reggimento, comincia a cucinare da venerdì sera, giusto? Il ragù lo devi mettere su 3 giorni prima. Ok, voi andate lì e se per caso a un certo punto con l'età dite nonna non ce la faccio più, la risposta è: ma non ti è piaciuto? Ok, avete presente il tipo, ok? Provate a fare questa domanda alla nonna: nonna, ma tu per te cucini sempre così? No. Perché nonna per te non cucini così? Risposta: non ne vale la pena. Per te sì. Bene, detto questo, vi lascio poi. Bis! Intanto io da mamma non posso vedere la gente in piedi, ci sono 2 posti qui, forse. No, vabbè. Comincio a interrogare dal fondo, io lo dico. Quattro da quella parte, insomma. Se noi interroghiamo, non c'è. Non è che mi sento male a vedere la gente. Ciao. Allora, l'ha visto in pancia lui, quindi poi lo sento. Allora, io in realtà mi ero preparata su quello che le donne dicono troppo e ero venuta già offesa, cioè ero già offesa per il titolo, perché già quel troppo, cioè, non mi stava tanto bene e quindi ero venuta, insomma, arrabbiata. Poi ho detto queste cose così belle sulle donne, no scherzo. Ho cercato di prepararmi, appunto. Allora, noi donne non è che parliamo troppo, è che per noi è una necessità vitale, come mostrano le signore sul treno che tu ascolti. Cioè, noi dobbiamo fare la telecronaca di quello che viviamo
scala uno a uno, cioè abbiamo bisogno di raccontare. Io ora ho due figli adolescenti e cioè, soprattutto una, no babbo, adesso ti metti seduto e io ti devo dire com'è andata la mia giornata. E io lo vedo, poi fa, ragazze, però io la mamma, vabbè, l'ho sposata, è colpa mia, però adesso pure altre due, altre due così, no, cioè non ce la posso fare, perché poi loro si offendono per un tono della voce sbagliato, per un commento, una volta come sto con la frangetta così, e lui ha detto, no, dai, hai fatto bene a tagliarli, se no eri troppo bella. E questa cosa è stata incisa praticamente sul marmo, perché mio marito ha queste tantissime qualità, ma fra esse ha questa di saper dire sempre la cosa più sbagliata e più inopportuna. Scusami, in queste situazioni l'unica risposta ammessa è sei bellissima. Esatto, ha detto, ma che ti ci vuoi? Sono 25 anni che glielo dico, cioè non alzare neanche la testa, cioè di sei bellissima, stupenda, e vabbè. Quindi noi abbiamo bisogno, cioè la donna ha bisogno, proprio abbiamo un uso diverso della parola, appunto, quello che gli uomini non dicono, noi abbiamo bisogno di verbalizzare, adesso io non lo so perché, però questo è così, cioè per noi esporre quello che viviamo, magari un problema, una fatica, è gran parte anche della soluzione. Io e Raffaella, un'amica anche di Roberto, ci sentiamo tipo 9 volte al giorno, ma veramente, cioè, no, perché aspetta, ti devo dire, prima mi ha scritto, sei in treno, dico no, sono in macchina con degli amici, mi ha scritto comunella crimine contro l'umanità, perché stavo facendo comunella con qualcun altro, e, cioè, è proprio una necessità di dare un nome alle cose, di verbalizzare quello che viviamo, perché ripeto, la casa non la so, però so che quando c'è un problema, raccontarlo, condividerlo, metterlo in comune con una persona che ci vuole bene, per noi è gran parte della soluzione, cioè già l'abbiamo detto e l'abbiamo esposto. Invece un uomo che è fatto appunto per proteggere, per sacrificarsi, per risolvere i problemi, quando sente esporre un problema, io vedo mio marito sempre caricato, no? E poi dopo tutto il mio lunghissimo sfogo fa, vabbè, ma dimmi che devo fare. Dico, no, non devi fare niente, anche perché tutte le soluzioni che proporrai tu saranno sbagliate, perché come diceva Roberto, c'avete ragione voi, no? C'abbiamo ragione noi, cioè noi non vogliamo che qualcuno ci dica cosa fare, e neanche che risolva a modo suo, ma quello che cerchiamo noi è la condivisione, l'accoglienza, anche, cioè l'essere capite, ecco. Io ho spiegato un po' nel mio libro, nel quale ho provato a riflettere su questo, quando eravamo femmine, mi sono data la spiegazione del fatto che quello spazio che Dio ci ha dato perché noi possiamo essere accoglienti, appunto fare spazio sia fisicamente, se siamo chiamate ad accogliere una vita, e comunque per ogni circostanza che affrontiamo, cioè io e la Raffa continuamente, no, perché mi ha chiamato quell'amica e c'ha questo problema, adesso che facciamo? Cioè per noi è normale che no, senti un problema e cerchi di offrire una, insomma, un ascolto, una condivisione così. Quello spazio, secondo me, no, io la chiamo la voragine, cioè so che dentro di me c'è uno spazio che può essere appunto spazio accogliente, che cerco di, insomma, di rendere appunto accogliente per i figli, per mio marito, per le persone a cui tengo, però può essere ogni tanto anche uno spazio che ha bisogno di, cioè, una voragine che va riempita con uno sguardo, cioè una donna ha bisogno di uno sguardo che le dica che è bella, che è la più bella, perché non basta bella, la più bella del perimetro, del mio territorio, no? Per questo di solito le nuore e le suocere, no, si contendono un po' lo stesso territorio che è il figlio, perché la madre non lo vuole lasciare e la moglie invece lo vuole giustamente. Non che prenda le mie parti, assolutamente, no? Però, quindi c'è questo spazio che la donna ha, che è uno spazio che va, cioè è una continua tensione, come diceva Roberto, è una missione quella
anche già assegnata, cioè di vivere la nostra vocazione femminile per il bene e quindi stare attenti a far sì che questo spazio sia accogliente e non sia questa voragine che continuamente richiede attenzioni, approvazione, sguardo, e quindi è veramente un combattimento, secondo me, cioè sapere alla fine la risposta che ci caratterizza, secondo me, cioè non è se io voglio piacere a qualcuno, ma a chi voglio piacere, cioè il punto è decidere che vogliamo piacere a Dio. Ho spoilerato il finale, però perché se continuamente cerchiamo l'approvazione degli altri, continuamente chiediamo vita fuori, no? Fuori di noi, perché tutti noi ne abbiamo bisogno, ma la donna in questo modo particolare di bisogno di essere colmata. Il punto è, per me, almeno fare un lavoro di trincea, proprio di sorveglianza sulle parole, sui pensieri, sulle scelte, le decisioni, per cercare di far sì che il rapporto più importante della mia vita sia quello col Signore, e allora tutto prende il posto, si impara a voler bene al marito in un modo che sia appunto accogliente e non manipolatorio, perché la grande tentazione femminile è quella contro la quale ci mette in guardia San Paolo, invitandoci ad essere sottomesse, è perché proprio la tentazione femminile è quella del controllo, cioè noi ve lo spieghiamo noi che si fanno le cose, cioè perché noi lo sappiamo, noi vogliamo, una donna può manipolare, formattare, può controllare anche più di un uomo, no? Cioè la donna ha una capacità dei centri radar nel cervello che il mononeurone dell'uomo se lo sognano, quindi noi dobbiamo usare questa capacità di intuizione, di influenza, di saper condizionare gli altri. Poi ci sono quelle che lo fanno in modo più esplicito, tipo me, che sono una specie di generale, come si chiama quello che è entrato prima? Sobieski, probabilmente era lui. Oppure ci sono quelle più gatte morte, manipolatori, che di solito hanno anche più risultati, e che io le invidio tantissimo, perché fanno finta di essere miti. No, vabbè, non puoi, però ecco. Però cioè, il punto del nostro combattimento della vocazione femminile è usare le nostre capacità di controllo, influenza, manipolazione, intuizione degli altri per il bene, quindi ti fanno perché l'altro compia il suo destino, direbbe Don Giussani, cioè sia sempre più se stesso e non quello che io ho deciso che sia. Questo principalmente con il marito, ma anche con i figli, che poi insomma è un capitolo magari a parte, però anche l'amore materno rischia di essere un amore che non libera, ma un amore che controlla, che non fa spiccare il volo, che non fa crescere, e per questo c'è bisogno di un padre e di una madre, perché il padre taglia questo famoso cordone che noi, cioè io sono quel tipo di nonna che cucina, io tutti i giorni cerco di rimpinzare i miei figli e loro dicono: ma ci hai preso per delle oche da patè? Cioè, perché proprio il tuo obiettivo è ingozzarci fino alla morte. Dico no, è che proprio trovo un piacere fisico come quello dell'allattamento, solo che ora c'hanno 24, 21, e io proprio quando mangiano io proprio mi sento l'ormone che balla la macarena, proprio tutta contenta, li vedo che mangiano e dico: l'ho fatto io, capito? Quello non è sano, cioè non va bene, lo so che non va bene. E quindi, per tornare al tema di quello che le donne dicono troppo, intanto contesto che diciamo troppo, perché noi abbiamo proprio bisogno, no? Mio marito quando comincia, no? Perché allora ho pensato che siccome volevo invitare Vittoria e Giuseppe, però siccome poi il giorno prima andiamo alla riunione, faccio tutta una cosa, cioè racconto a mio marito tutto il processo mentale attraverso il quale sono arrivata a una decisione, e mio marito mi dice: fammi la lista della spesa, cioè non è che mi devi spiegare tutto, ma hai deciso, no?
mia figlia una volta gli ha chiesto: babbo, ma come si sente a essere maschio, cioè a non avere mai ragione? Proprio e mio marito ha detto: no, ma io a volte ce l'avrei anche, però dopo un quarto d'ora che la mamma parla non ce l'ho più, ce l'ho perso. Dico: eh no, perché poi dice: ma di quanto ti dà gusto avere ragione? Cioè, proprio, sai, Woody Allen dice che le due parole più belle non sono ti amo, ma è benigno. Ecco, per me sono hai ragione. Cioè, perché? No, no, vabbè, ti dà, c'hai ragione, tanto c'hai sempre ragione. Ecco, lì è un altro punto di trincea sul quale, insomma, so che devo lavorare. E cioè, se io tifo per mio marito, non devo tifare per avere ragione, ma perché, a parte che in moltissimi casi non c'è un torto, una ragione, ma magari uno stile familiare che va scelto, che va condiviso. Per esempio, una delle grandi diatribe fra di noi, delle 600 faide sulle quali tipo il tavolo più al centro, lo spazzolino, il dentifricio strizzato dal fondo, dal mezzo, però insomma questi sono particolari. Ma invece una cosa su cui facciamo fatica è che io inviterei a cena praticamente tutte le sere qualcuno, cioè sarei per riempire tutti i buchi della vita familiare, tutti i vuoti, con cene, corsi per coppie, conferenze, ritiri, cose. E mio marito, per lui, cioè, l'ideale di vita è il divano, perché, come dice un nostro amico, lo devi lascia stare, perché non è che perde tempo, lui ricarica il testosterone, cioè è come quando metti il telefono con la presa, cioè non lo devi toccare. Allora io invece lo vedo seduto e vado lì, perché dico: adesso è seduto, è fermo, normalmente quando gli parlo va via, no? Torna a casa e fa: come va? E io comincio a rispondere: ma chiesto come va, quindi comincio a raccontare. Non è che come va, non è che mi devi dire proprio tutto quello che hai vissuto dalla terza media a oggi, cioè è un saluto, quindi qua dopo un po' di anni di matrimonio ha smesso di dire come va, ciao, solo ciao, e sparisce. Però invece quando si siede sul divano io lo vedo fermo, dico: adesso ne approfitto, e quindi vado là e ti sottopongo: che dici? La mandiamo la Vinia a dormire da Nina, perché dai, sì, forse possiamo concederlo, e così lì. Perché ovviamente non ha sentito una parola. Allora poi per il giorno di là faccio magari la cucina, così comincio a pensarci, poi mi carico, no, però non dobbiamo mandarla, perché prende il demone della brava madre, prende il comando. E allora torno di là e faccio: no, però sai, ho pensato che forse non è il caso, perché espongo tutto il ragionamento, e lui: cioè esattamente la stessa risposta, non ha, perché in realtà, cioè, aveva disattivato il canale audio che spesso disattiva, e a volte anche involontariamente, tipo quando i bambini erano piccoli di notte, cioè proprio, ma lui mi voleva aiutare, ma proprio niente, non sentiva. Una volta ho passato tutta, cioè avevo avuto due gemelle alla fine, completamente in piedi tutta la notte per un virus intestinale, quindi cambia i piumoni, vomiti, cose, ma completamente, arrivo in camera tipo alle 7.40, svengo sul letto, e dopo 10 minuti sono alla sveglia, fa: stanotte è andata bene. Ma proprio, cioè, non era un malafede, era proprio convinto. È che disattiva il canale, quindi. Poi un'altra differenza tra uomini e donne è che l'uomo ha la funzione off, cioè a un certo punto va, tipo oggi eravamo a San Pietro per il sopralluogo, così c'era un tecnico che montava dei cavi, squilla il telefono, sento una voce femminile, dimmi, sento, no, ma dimmi, sto a lavorare, e io sta cosa, dicevo, gli volevo fare segni, non rispondere così, perché la moglie ci rimane male. Io quando telefono a mio marito lo chiamo e fa: dimmi, dico: scusa, che risposta è dimmi? Cioè, che vuol dire? Devo avere un motivo, una cosa precisa? No, perché io ti chiamo per salutarti. Ma perché parti? No! Per salutarti, cioè, per dirti come va. Sì, esatto, me l'hai detto stamattina. Dico: ma da stamattina, sai,
tante cose sono successe. E quindi cioè, questa differenza, ecco, sul fatto di dire non dire, forse io mi rendo conto che potrei ogni tanto dire un po' meno o mettere qualche informazione, magari lui ogni tanto potrebbe anche dire una cosa, no? Cioè non è vietato parlare con la moglie, insomma. Lui dice, ma ti ho fatto la spesa, cioè che per lui è un modo di dire ci sono, ti voglio bene, mi fa, ma scusa, è più facile fare i complimenti oppure caricarmi 40 bottiglie, dico, ma no, io voglio i complimenti, non, cioè la spesa la ordiniamo, l'essere lunga, arriva, cioè io voglio i complimenti, anche finti, non importa. E l'altro giorno mi ha invitato a cena, domani andiamo a cena fuori perché saranno 25 anni che abbiamo scoperto che aspettavo il primo figlio. Dico, ma come te? E ha detto, scusa, come si chiama? Chi? La tua amante? Fa, ma perché? Scusa? No, dico, cioè non c'è un'altra spiegazione possibile, ti dimentichi i compleanni, gli anniversari, i compleanni di chiunque, così mo ti ricordi il 25esimo del test di gravidanza, quindi secondo me l'unica spiegazione è che c'è un amante. Cioè, quindi insomma Pamela, provo a chiedere tutti i nomi, ma non me l'ha rivelato. Comunque sì. Quindi gli uomini parlano forse un po' poco, noi forse un po' troppo, però volevo dire l'ultima cosa, che le donne parlano, però non sempre dicono quello che dicono le parole, nel senso che Padre Emilio diceva, la donna parla un linguaggio tonale nel quale non contano le parole che dici, ma conta il tono con cui le dici. Per esempio, il classico e più banale esempio è fai come vuoi. Cioè, fai come vuoi non vuole assolutamente dire veramente fai come vuoi, ma capisci quello che voglio io e fallo, sì, possibilmente anche mostrando entusiasmo e insomma, cioè, e quindi per mio marito è proprio la cosa più minacciosa in assoluto, e quando io dico fai come vuoi, mi dice tanto se faccio come voglio, poi mi metti su un muso, no muso, magari io poi comincio, parlo per 6 giorni consecutivi. No, però questo non è cattiveria da parte nostra, è che la donna desidera essere appunto raggiunta in quel lavoraggio, in quel luogo intimo, in quella che San Giovanni Paolo II appunto nella sua enorme sapienza sul maschile e femminile diceva che ogni uomo e ogni donna hanno, sono caratterizzati anche nella coppia più riuscita da una solitudine originaria, cioè c'è quel luogo in fondo al cuore più intimo a noi di noi stessi, nel quale solo Dio ti raggiunge, no? E quindi sapere che ogni coppia ha questo punto di non comprensione totale, di non simbiosi, che uno si immagina magari, no? Quella al primo ragazzino del liceo, no? Quel momento che sembra perfetto e poi scopri che è un'altra persona, che ha una storia, che ha magari delle ferite familiari, che ha una sensibilità diversa, e c'è un punto in cui anche se vuoi capire l'altro non ci arrivi, perché c'è un punto, forse a volte ci sono anche delle difese, ripeto, delle ferite, dei complessi, e quindi in particolare noi donne vorremmo essere intuite, cioè una delle prime cose che mi disse Padre Emilio, che era il mio padre spirituale, veramente il giorno delle nozze mi disse, ti dico questa cosa e ricordatela, io tutta concentrata mi dirà il segreto del mio matrimonio, ricordati, un uomo davanti a un computer rotto è un uomo davanti a un computer rotto, non gli devi parlare, proprio dico scusa, ma Emilio ti pare questa la cosa da dire il giorno che c'è? Sì. Celebri il matrimonio, no, perché un uomo quando fa una cosa e sta risolvendo, sta pensando un'altra cosa, tu non devi andare lì a innanzitutto ti dai fastidio perché parli, poi è come se sminuissi quello che sta facendo, cioè sta facendo una cosa, sta risolvendo un problema e tu e quindi questa era stata la, insomma, la prima cosa che mi aveva detto.
E poi non mi ricordo, ho perso il filo, insomma, mi ha detto tante cose sul tema del... Ah, ecco, diceva che una donna si deve essere intuita e capita senza chiedere, mentre l'uomo desidera che... cioè, quello che vuole veramente lo dice chiaramente, perché, non so perché, qui abbiamo un esperto, però è così. Cioè, quindi io, per esempio... una diretta, glielo dico, vorrei il profumo per il compleanno, però non glielo chiedo perché vorrei che lui, gliel'ho già cominciato a chiedere, che mi regali per il compleanno, ma compratela da sola il regalo, dai, tanto, cioè ormai, no? E invece un uomo chiede esattamente, quindi io non glielo chiederò e lui non si ricorderà, invece un uomo chiede esattamente quello che vuole, cioè non c'ha questo problema di essere intuito, anzi, cioè vuole quel modello di quella cosa precisa e vuole quella. E quindi racconto sempre che io una volta mio marito mi disse: mi vorrei comprare una chitarra, ai primi tempi di matrimonio, dico, tutta romantica, mogliettina, tutta desiderosa di farlo contento, per cui per me nel mio linguaggio femminile vorrei comprarmi una chitarra, significherebbe mi regali una chitarra, cioè se io dico ho finito il profumo, cioè vuol dire me lo compri. Invece per mio marito vorrei comprarmi una chitarra voleva dire vabbè, mettiamo da parte un po' di soldi, ma me la andrò a scegliere, la proverò, vedrò il suono, per me le chitarre sono tutte uguali, cioè si riconoscono dal colore e basta, no? E quindi io tutta solerte la mattina dopo sono andata come prima cosa a comprargli una chitarra, con l'unico criterio che conosco, che è appunto quello del colore, quindi l'ho presa nera lucida, e mio marito ancora me la rinfaccia, perché dice, ma era tanto che la volevo comprare, ma tu mi hai comprato questa, che dico, ma perché, che c'ha? Non lo so, che c'ha, che non va bene, però non era quella. E quindi mi sono ricordata che padre Emilio le ha detto, un uomo vuole, cioè dice esattamente quello che vuole, non cercare di intuire, di ecco. E niente, vabbè, mi fermo perché come tempo, però insomma noi non diciamo troppo, ci abbiamo qualche bisogno, dovete avere pazienza con noi e cercare di capire il tono della l'ultima cosa, l'esempio che faccio sempre è che stasera io arrivo alle 11:30 a Roma, però vabbè, non importa, prendo un taxi, vuol dire esatto, vabbè, mi viene in taxi, quindi le prime volte. Adesso se lo trovo, sì. Adesso l'ha capito che non importa, vengo in taxi e lui va a dirmi a che ora, dico no, però almeno un po' di entusiasmo, dice entusiasmo oppure no, cioè vengo, accontentati, però alla fine mi vuole bene. La complementarità di voi due, perché uno una parte era il titolo del suo libro, l'altra parte era un po' la summa di quello che appunto poi ci hai raccontato, quindi ci sembrava molto opportuno. E una domanda rapida, mi piaceva domandare a Costanza cosa ne pensi del concetto espresso da Simone de Beauvoir ai tempi, insomma, del femminismo galoppante, che era quello di donna non si nasce ma si diventa. E poi una domanda per Roberto, anche se diciamo ce l'ha già un po' spiegato, ma oggi si sente parlare chiaramente in termini molto negativi il concetto di mascolinità tossica. E quindi come siamo arrivati a questo concetto? Come si può eventualmente diciamo contrastare, perché oggi è tutto appunto con le vicissitudini cronache che si leggono, purtroppo il maschio è veramente una figura come lui descrive bene, insomma, nei suoi libri, qualcosa che va passato, la mascolinità non può non essere tossica, com'è possibile? Allora, che donne non si nasca, si diventi, allora nel senso
nel senso comune che oggi sta, sembra affermarsi, poi secondo me non tanto fra la gente, ma tra chi fa opinione, quindi i media, il cinema, giornali, insomma in generale, chi fa, tra virgolette, cultura, l'idea che si sta imponendo è che si scelga la propria identità, no? E invece noi sappiamo, perché la Chiesa ce l'annuncia, secondo me anche perché lo sperimentiamo quotidianamente, che non scegli quasi niente di tuo, tantomeno il sesso, cioè siamo proprio, io ho due maschi e due femmine, sono proprio, ogni cellula sono diversi, proprio, che ne so, avevo tentato di vestire le femmine con le stili dei fratelli più grandi per risparmiare nei primi anni, infatti cioè, insomma, ho dato i giochi da maschio, i Lego, i dinosauri, le macchinine, quando Livia aveva un anno siamo passati davanti a una vetrina a Loreto di bambole di pezza, ha cominciato a urlare, a strepitare, perché non aveva mai visto una bambola in casa nostra, non c'era, ha visto sta bambola, è impazzita proprio, cioè non c'è stato verso, urlava, piangeva, neanche parlava bene, cioè un anno proprio l'abbiamo dovuta comprare perché non c'è stato verso, ecco, cioè siamo proprio, ma poi insomma vabbè potremmo parlare ora, sono proprio maschi e femmine, o anche i capelli, cioè sono, insomma, è scritto in ogni cellula del nostro corpo, quindi, però che si diventa, nel senso che possiamo scegliere, come diceva Roberto, come realizzare questa vocazione, quindi che tipo di donna e di uomo essere, e per me, per andare, visto che il tempo è poco, cioè il livello, insomma, la risposta per me è quello che ci rimette a posto tutto, che ci aggiusta tutti i pezzi, che ci permette di tentare di essere madri non soffocanti, mogli che non sminuiscono il marito, perché noi donne siamo bravissime anche con un gesto, una battutina, una cosa, anche agli occhi dei figli, prendere in giro magari anche apparentemente in modo innocente, ma che piano piano mina la fiducia dei figli, cioè la stima dei figli nel padre, quindi, cioè, e secondo me possiamo essere appunto mogli, madri, anche figlie riconciliate con la propria storia familiare, amiche non competitive, non invidiose, esatto, la vera sorellanza di, insomma, cioè tutte le relazioni secondo me guariscono quando la relazione principale è con Dio. Per cui rubo altri due minuti. Una volta, dopo aver detta questa cosa, una signora ha alzato la mano e ha detto: sì, però vabbè, io a casa quando torno sul divano c'è mio marito, non c'è Dio, quindi cosa intendi per questa relazione principale? E quindi ho detto: bisogna mettere in moto una vita spirituale seria, soprattutto da una certa età in poi, quando insomma magari la fecondità finisce, rischiamo di far ammalare anche i nostri rapporti con questa volontà di controllo, con questa volontà di essere sempre la migliore, quella che non ha competizione nel proprio territorio, cioè solo Dio guarisce questo tipo di, insomma, di relazione. Tutti voi avete una collega, una persona in menopausa sclerata, se posso dire questa cosa antifemminista, perché lo vedo in me, ogni tanto prende il comando, la pazza di casa, dice delle cattiverie, cioè non le, magari riesco a non dirle, ma le penso, dico: Madonna, ma da che mi viene questa cosa? Cioè, sono un mostro, proprio un mostro. Poi a volte riesco a custodire nel cuore, ma insomma, cioè a non dirlo, no? E capisco che sono, è proprio Radio Satana, come diceva Padre Miglia, che è l'unica radio che prende meglio di Radio Maria. E quindi l'unico modo per non ascoltare questa voce è avere una vita spirituale seria. E quindi da questa cosa, che con le amiche, insomma, mi hanno detto: dai, ma proviamo a mettere un po' una specie di regola per la vita spirituale. Ho scritto un libro che si chiama Si salvi chi vuole sulla vita, ma niente di che, cioè nel senso qualche punto fermo che tutti già sanno, che però insomma per me è importante. E da lì è nata l'idea di riunirci tra donne con la voragine, tra donne sull'orlo di, insomma,
padre Emilio diceva, una donna è sempre combattuta tra essere totalmente riconsegnata a Dio come Maria o totalmente riconsegnata alla parte animale come Eva, e noi stiamo lì in mezzo, cioè, cercando di spostarci sempre più verso Maria. Con le amiche avevamo detto, facciamo una giornata di ricarica spirituale, diciamo un rosario insieme, una messa, venite a Roma, insomma così. L'ho scritto sul mio blog e si sono iscritte 2000 persone, quindi da questa, così è nato l'idea di un capitolo generale del monastero wifi, nel senso, cioè, di provare ad avere una regola di vita come monaci, ma insomma nel quotidiano, con tutte le miei famosi rosari, ante di sto cretino, Santa Maria, non so se vale, ma padre Maurizio ha detto che gli insulti per strada a Roma sono tutti assolti, a prescindere, perché è lo stile di vita. Comunque, quindi insomma è nata questa cosa di fare una giornata di ricarica e da monache che vivono nel mondo con tutti gli ostacoli, le distrazioni, i limiti, ed è nata questa cosa che il 14 ottobre ci sarà per la quinta volta, e man mano che cresceva il numero chiedevo una parrocchia, una più grande, un convento, una, insomma alla fine siamo a 3500 adesso e siamo a San Pietro il 14 ottobre, e il tema della giornata sarà l'Eucaristia, cioè 10 sacerdoti ci spiegheranno come si fa il segno della croce, come si entra nella celebrazione, che cosa, perché si proclama la parola dentro la messa, insomma tutti i vari momenti della messa, e niente, quindi vi siete tutti invitati, è gratuito e niente. Quindi ho approfittato per un piccolo spot. No, io non parlo, quel giorno non parlerò, prometto, siamo solo dietro le quinte a organizzare. Bene, allora, virilità tossica. Allora sì, un po' l'ho già detto, il punto è quello, ma poi c'è un'altra cosa da aggiungere, cercherò di essere breve. Avete presente il mito della biga alata di Platone? Okay, due cavalli, c'è questa biga con due cavalli, un bianco e un nero, una briga. Questa è la persona umana. Okay? Senza le passioni non va da nessuna parte, ma i cavalli, cioè le passioni, non decidono la direzione la decide la ragione. Ok? Adesso noi viviamo in un mondo che ci propone un'antropologia esattamente opposta. Faccio un esempio, avete visto il film Inside Out della Pixar? Piace molto agli psicologi. C'è questa bambina che cambia città, quindi deve ambientarsi, succede un po' di cose, e ogni tanto veniamo proiettati dentro questa bambina, c'è una console di comando, e a questo console ci sono 5 passioni: la rabbia, la gioia, la tristezza, il disgusto e la paura. Grazie. E la paura. Domanda: la ragione questa bambina non ce l'ha? Ok? Altro esempio. Arriva un paziente e mi dice: io penso che sarebbe giusto se io facessi questa cosa, però insomma mi sento male nel farla, quindi vuol dire che non la devo fare. Cioè, come ti senti che dice cosa devi fare? Non è la ragione, ok? Non provo più niente per mia moglie, però per quella del primo piano, allora questo vuol dire che devo fare così. Okay, sono le passioni che ci guidano, esattamente il contrario. Okay. Prima vi ho detto, la virilità, come tutte le nostre azioni, deve essere guidata dalla ragione, che individua un fine, okay, non dalle passioni. Ma, aggiungo solo questa piccola cosa, come mai questo furore, questo attivismo per rendere gli uomini meno virili e le donne meno femminili? Come mai? Io avanzo due ipotesi. La prima è questa, magari sono due stupidaggini, eh? La prima è questa: noi viviamo nella modernità, come ho detto prima, okay? Non viviamo più secondo una antropologia, una filosofia, un modo di vivere classico. Qual è la cifra della modernità?
ci sono tante ipotesi, per carità, non voglio discutere, ma secondo me, ed è un'ipotesi che secondo me si farà sempre più strada, noi viviamo l'epoca del trionfo dell'agnosi. E l'agnosi ha un principio fondamentale, cioè l'antinomia, cioè fare esattamente il contrario di quello che dice la legge. La legge dice: nasci maschio, diventi uomo, nasci femmina, diventi donna. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla donna e diventerà una sola carne. L'uomo non separa ciò che è Dio. E noi dobbiamo fare l'esatto opposto, semplicemente, perché altrimenti non si spiega. Questa è la prima possibile spiegazione. La seconda possibile spiegazione, da un punto di vista maschile, è questa, mi piacerebbe dilungarmi su perché gli uomini non pensano, perché gli uomini non parlano, ma non c'è tempo. Da uomo io la vedo così, perché noi abbiamo un'ossessione, ok? Loro controllare, noi proteggere. E questa riflessione è partita dal 68, perché nel 68 c'è stato un attacco al padre come autorità, qualsiasi autorità, ok? Io ci ho pensato un po', ma come mai? Che cos'è l'autorità? L'autorità non è l'autore. L'autorità è l'autoritas, cioè quello che fa crescere. Non è quello che crea, è quello che fa crescere, quello che protegge le cose perché crescano secondo il loro naturale sviluppo. Ora, se io voglio impossessarmi di qualcosa, devo togliere di mezzo quello che protegge. Giusto? E ovviamente l'uomo è comunque padre, anche se non genera, perché ha questo ruolo di protezione. Quindi la faccio breve, la spiegazione è questa. Qualsiasi rivoluzione ha sempre avuto come obiettivo i bambini, perché l'educazione dei genitori è conservativa, perché i genitori tramandano quello che loro hanno imparato. Quindi se io voglio azzerare tutto e ripartire da capo, okay, devo far fuori chi protegge i bambini e occuparmi direttamente dei bambini. Sarà una visione un po' paranoica, eccetera, eccetera, ma da padre io questa cosa la sento tantissimo. Cioè, questi entrano nelle scuole e dicono delle cose senza che io possa dire niente ai bambini. Questa è la cosa che mi manda in aceto. Ok? Quindi questi sono due punti, se poi vedete voi. Taccio. Grazie. Siamo veramente onorati di avere potuto avere con noi. Vi ringrazio, mi fa piacere che tutto sommato l'attenzione sia rimasta desta tutto il tempo, questo grazie appunto alla qualità di quello che i nostri amici ci hanno detto. Quindi vi ricordo che qui abbiamo ci sono dei libri di Costanza là, qui quel di Roberto, e poi abbiamo del materiale per informare appunto circa le attività che svolgiamo come organizzazione.